Ciao a tutti, aggiornamenti da Milla Docet. Allora, avrete visto che ho cominciato a caricare i tutorial di filosofia, che ovviamente trovate nell'apposita playlist che si chiama Filosofia. E, come scaletta terrò sostanzialmente quella che ho messo nel video introduttivo che si chiama, mi sembra, Introduzione alla filosofia. E quindi farò bene o male gli autori che ho citato, salvo che ovviamente non me ne chiedete altri, che comunque sicuramente, cioè, ce ne sono altri, semplicemente per chiarezza non li ho messi tutti. Quindi se avete degli interessi diversi me lo dite. Poi comincerò anche a fare dei tutorial su Dante a breve, non però i classici commenti alle opere, perché ce n'è quanti volete. E sicuramente sono fatti molto meglio di come ve li farei io, per cui mi concentrerò piuttosto sul pensiero dell'autore. Mi interessa la visione politica, piuttosto che filosofica, teologica di Dante, e soprattutto il suo portato cioè il suo impatto, diciamo, sulla cultura successiva. E quindi cercherò di dare un po' questo taglio. Ovviamente non prescindendo in toto dalle opere, nel senso, fatalmente prenderò spunto dalle opere, però non è il commento testuale fine a se stesso che mi interessa. Per i tutorial di latino e greco avrete forse notato che il programma è quasi completo, quindi continuerò comunque a caricare dei video anche di teoria, perché a parte voglio fare bene anche gli argomenti secondari e poi comunque ci sono dei focus che vorrei approfondire. Quindi comunque vedrete che anche lì continuerò a caricare pian pianino qualcosa. Mi dedicherò invece più seriamente di quanto abbia fatto finora alla parte di traduzione, che poverina l'ho un po' trascurata. E quindi non disperate perché caricherò cose anche lì. Direi che ho detto tutto, credo. Come al solito, se avete dei commenti piuttosto che suggerimenti, invece di mandarmi la mail, magari scrivetemeli qua sotto, così, come dire, la frizione è anche un po' più rapida e poi magari può servire a qualcuno. Basta, direi che questo è tutto. Grazie dell'attenzione e buona visione.